Ciao ragazzi, qui Giuliano Danieli agli uffici di Prima Posizione. Eccoci qua quest'oggi per un nuovissimo, bellissimo, incantevole video, okay, che ha a che fare con la vendita. Come acquistiamo? Come acquistiamo? Allora ragazzi, devo confessarvi un segreto. Ad Harvard University si sbagliano, alla Bocconi si sbagliano, tutte le università più blasonate al mondo, MBA, si sbagliano tutti ragazzi. Sapete perché si sbagliano? Perché tutti dicono che sostanzialmente acquistiamo con le emozioni. Ok, questo è falsissimo, questo è falsissimo ragazzi, è falsissimo. Perché è falsissimo? Perché, ok, non sono due chiappe al contrario queste, eh? Questo è il cervello destro, il cervello sinistro, quindi cervello destro, cervello sinistro, emozioni, razionale, ok? Come acquistiamo? Dipende ragazzi, dipende dal contesto, dipende se fate l'acquisto per voi o per qualcun altro, dipende da un sacco di cose, ok? Quindi la domanda che ti faccio è: nel tuo settore, nella vendita del tuo prodotto o servizio, tendenzialmente chi acquista userà di più questo o userà di più questo? Risposta: se vendi beni di lusso, se vendi case di lusso, se vendi case, probabilmente le persone acquisteranno di più con le emozioni. Però attenzione, che se io devo acquistare casa, ok, e sono super mega miliardario, acquisterò con le emozioni perché problemi di base non ne ho. Ma se magari devo comprare una casetta con una cameretta e un bagnetto, ok, e ho 50.000 euro a disposizione, sì, certo che mi farò guidare le emozioni, però anche la parte razionale peserà molto. Quindi ragazzi, nelle vostre presentazioni di vendita, ok, dovete mettere sia la parte emotiva sia la parte razionale, ok? Quindi la parte emotiva ha a che fare col far vedere al cliente, proiettare il cliente a sul che cosa otterrà quel vostro prodotto, il vostro servizio, farlo immaginare come sarà, guarda lì come sarà in futuro quando avrai questo, quest'altro, quanti risultati otterrai, ok, bla 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 bla. Però dovete nutrire anche la parte razionale, fornendo che cosa? Prove, dati, testimonianze, far toccare con mano al cliente, fargli vedere, fargli provare, ok? Perché? Perché la parte razionale potrebbe fare lo sgambetto alla parte emotiva, nel senso che voi fate viaggiare il cliente, non so se avete presente quei party che facevano una volta all'interno degli hotel per venderti le enciclopedie. Lì cosa succedeva? Era tutta emozione, musica a palla, c'erano delle finte coppie che alzavano la mano, che compravano, io voglio l'enciclopedia, io la voglio, quei quattro cretini che non avevano comprato si guardavano attorno e dicevano: cazzo, amore, ma solo noi non abbiamo comprato sta roba, la voglio anch'io, ok? Neuroni a specchio. C'era un problema, che questa cosa qui lavorava solo sulla parte emotiva. Quindi cosa succedeva? Succedeva che queste famiglie dopo andavano a casa, iniziavano a razionalizzare, no, ma che cazzo, ho comprato questa enciclopedia, 12 milioni di vecchie lire, non mi serve un cazzo. Quindi chiamavano e stornavano l'ordine, peccato che magari avevano firmato contratti capestro. Se non sapete cos'è un contratto capestro, la regia vi metterà qua in sovrappressione il significato di contratti capestro. Comunque contratti capestro sono contratti dove praticamente ce l'hai dove non batte il sole, ok? Ce l'hai dove non batte il sole e sei costretto a pagarle magari 77 milioni di rate a 27,75, ok? È chiaro ragazzi che se vendete cose da 2 milioni e mezzo di euro, ok? Oppure se vendete cose da 8 milioni di euro, ok? Tipo la Giga Press, ok? Che ha comprato il nostro amico Elon Musk, ok? Lì magari andrete un po' a razionalizzare quell'acquisto lì, no? Perché non è che state spendendo 50.000 euro, state spendendo 2 milioni, state spendendo 8 milioni. Quindi è chiaro che la parte razionale sarà ovviamente più importante, ok? Facciamo un altro esempio: vai a comprare un regalo per tua figlia, per tuo nipote, per tua zia, per tua moglie, per tuo nonno, per tuo bisnonno, per tuo quadrisavolo, ok, che ha 1000 anni e ancora vivo. Ok, magari
E le emozioni ti guideranno un po' di più, quindi che ne so, fisserai un budget di 1000 euro, facciamo un esempio, poi trovi qualcosa di più carino a 1200-1300. Se quel budget non è proprio rigido, dirai vabbè, dai, insomma, spendiamo questi 1200-1300, ok? Tanto non cambia niente, ok, ragazzi? Quindi per cortesia, tutti quei libri che vedete su Amazon che parlano delle emozioni, che acquistiamo con le emozioni, ecco, per cortesia, acquistateli e fateci un bel falò, perché quella roba lì non è corretta, ok? Vediamo se da Harvard, dalla Bocconi, da qualche master mi chiameranno, ok, per andare a spiegare queste cose, ok? Non fatevi ingannare, non fatevi ingannare, osservate le ultime 10 trattative che avete chiuso e andate a verificare qual è stata la parte che ha inciso di più sul vostro acquisto. Facciamo un altro esempio. Se siete in vacanza, ok, e avete fatto un mese di vacanza, magari gli ultimi 2-3 giorni avete finito i soldi. Ok, che cosa succede? Andate a mangiare tutti i giorni a McDonald's, ok? Quindi come acquistate? Razionale, perché avete finito la grana, avete finito la granaglia e quindi c'è mole. Andiamo a mangiare a McDonald's. Mi sono spiegato, ragazzi. Ok, quindi mi raccomando, miliardi di pollici su. Se avete domande, ovviamente intelligenti qui sotto. Se volete risparmiare tempo, chiedetemi una consulenza, ragazzi, fate prima, quindi calciate qualche millino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, calciate 3, 4, 10 millini, quello che volete, tanto ve ne faccio fare 100.000, 1 milione, non è mai un problema, miliardi di pollici su, condividete questo video con i vostri amici e vai, ci vediamo alla prossima, ciao!